19 agosto. Egli andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Luca 6,12. La preghiera. Perché abbiamo la necessità ogni giorno di momenti di personale comunione con Dio? Perché è ciò che ha fatto Gesù, ed Egli è il nostro esempio. La mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto, e là pregava. Marco 1,35. La verità è che noi troviamo il tempo per ciò a cui diamo più valore, per chi amiamo maggiormente, per le nostre più alte priorità e per ciò che riteniamo più remunerativo. Gesù pregò raramente per qualcuno in pubblico. Perché? Perché aveva già pregato prima di giungere in quel luogo. Se guardiamo la storia, chiunque sia stato grandemente usato da Dio era un uomo di preghiera. Un'attività frenetica ti prosciugherà e ti renderà vulnerabile alle insidie della vita. Gesù costituisce il nostro modello per eccellenza e, come credenti, vogliamo seguire il suo esempio, anche per quanto riguarda la sua vita di preghiera. Caro lettore, se necessario, riscopri la bellezza della preghiera personale e l'edificazione della preghiera comunitaria. Una vita cristiana benedetta è sempre il risultato di una vita di preghiera.